Questa settimana l'arte del Vangelo racconta la parte del discorso della montagna in cui Gesù proclama l'amore per i nemici. Si conclude il ciclo delle opere dedicate a raccontare il manifesto evangelico, l'annuncio della nuova legge dell'amore misericordioso. Partiamo dall'opera di un pittore danese, ma vissuto diversi anni in Italia, Carl Heinrich Bloch, nato nel 1834 e morto nel 1890. Il suo Discorso della montagna, realizzato nel 1877, fa parte di un ciclo illustrante la vita di Gesù, dipinto nella cappella del castello di Frederiksborg, un edificio rinascimentale costruito dal re Cristiano IV di Danimarca e ora divenuto un museo. La figura di Gesù è solenne, la sua posa è quasi quella del pantocratore che struttura l'universo creato. E in effetti la sua parola struttura il regno dei cieli, giunto a intersecare la città degli uomini. Il gesto della mano rimanda al Padre vostro celeste e le sue parole di rinuncia alla legge dell'occhio per occhio e dente per dente provocano reazioni diverse tra i suoi ascoltatori, molti dei quali perplessi, se non addirittura infastiditi. Un uomo alla sua sinistra lo osserva incerto, le braccia incrociate. Quello accanto a lui guarda in basso. L'uomo che si tocca la barba a destra di Gesù è forse lo stesso Bloch. Ai piedi di Gesù un giovane lo ascolta, ma voltando le spalle e senza guardarlo. Alcuni, uomini e donne, sono invece in ginocchio o con le mani giunte, in atteggiamento di preghiera e di grande attenzione. Hanno messo da parte gli oggetti della vita quotidiana, la borraccia, il cesto con la brocca e le stoffe. Una bambina è concentrata per prendere una farfalla che si è posata sul velo bianco della donna in preghiera. Ma è davvero possibile essere perfetti come il Padre vostro celeste? Károly Ferenczky, 1862-1917, è considerato il fondatore della moderna pittura ungherese. Di famiglia ebrea, studia a Parigi e a Monaco, fondando poi una comunità di artisti a Nagyabandja, oggi in Romania. Il suo Discorso della montagna è stato dipinto nel 1896. Mentre Bloch aveva scelto un paesaggio roccioso, Ferenczky ci immerge in un contesto molto verde e rigoglioso, non dissimile dal Monte delle Beatitudini in Terra Santa. La natura riempie tutta la metà superiore del dipinto, mentre una linea di persone con le vesti bianche pone Gesù al centro. Gesù è mostrato di tre quarti, non ne vediamo il volto, ma il nostro sguardo si posa su di lui, guidato dagli sguardi dei presenti. Diversamente da Bloch, non si presenta come il pantocratore. Siede sull'erba allo stesso livello degli altri. Tiene le mani in un gesto di preghiera e di apertura e non è connotato da alcun segno sacro. Lo ascoltano uomini, donne, bambini. Sono tutti vestiti secondo la moda di fine Ottocento, a parte un curioso soggetto
in armatura neomedievale. L'uomo a sinistra è presentato quasi nella stessa posa speculare di Gesù, di tre quarti ma con il volto visibile. Ci ricorda il discepolo inginocchiato che fa in modo analogo da pandan a Gesù nella versione che Ricci dà del discorso della montagna e di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata. L'annuncio di Gesù evoca un creato vivo e accogliente, un bosco fremente di vita e prati dove i bambini possono scorrazzare liberamente. Ma la Belle Époque dell'Europa sta per finire. L'ultima versione del discorso della montagna che presento è quella di Robin Guthrie, un pittore inglese nato nel 1902, in tempo per vedere la sua giovinezza travolta dalla Grande Guerra. Termina gli studi di arte nel 1922 e, nell'estate di quell'anno, dipinge il suo Sermone della montagna. Il bosco e i prati di Ferenczi sono scomparsi sotto i bombardamenti di artiglieria della guerra di posizione. Nude rocce dominano la scena e siamo portati a dubitare che il ragazzino sulla sinistra possa davvero riuscire ad essere afferrato dai suoi genitori, nonostante l'aiuto di una donna, e non si capisce perché abbiano scelto proprio il passaggio più bloccato dal masso. Tutti i personaggi sono vestiti da anni 20, tranne un Gesù irriconoscibile, minuto, giovanissimo, quasi fuori contesto, uno dei dipinti di Gesù più ambigui e inquietanti della storia dell'arte. Quasi certamente è un autoritratto dell'autore. Forse il personaggio coperto dall'armatura presente nel quadro di Ferenczi è stato quasi un presagio. C'è un mistero del male che aleggia sulla terra. Eppure Guthrie, insieme al mare di Galileo sullo sfondo, ci rimanda agli eventi che hanno preceduto il sermone e al testo del sermone stesso. La donna che tiene le stampelle e l'uomo che si libera dalle bende rappresentano i malati che Gesù aveva guarito prima di salire sul monte. La casa sulla spiaggia e quella in cima alla collina possono rappresentare la parabola dei costruttori. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragonerò a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. E la pioggia è caduta, è venuto il diluvio, e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa e non è caduto, poiché era fondata su una roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. E la pioggia è caduta e sono venute le inondazioni e hanno soffiato i venti e si sono abbattuti su quella casa ed essa è caduta e grande fu la sua rovina. Vangelo di Matteo, capitolo 7, versetti 24-27. Se il mondo non ascolta quelle parole, che pure sembrano eccessive e impossibili da mettere in pratica, la casa crollerà. Guthrie ha ben visto di quanti tipi di piogge e inondazioni, di tempeste e terremoti sia stata capace la guerra. Unico in mezzo alle rocce si erge al centro l'olivo, simbolo di pace. Puoi leggere questo brano
nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, versetti 38-48. Thank you.